dal ritiro di Santa Cristina con Mato Miloš. Mato, questo è il tuo terzo anno in Italia, quali le differenze di questo ritiro con gli altri che hai già vissuto? Sì, questo è il terzo ritiro in Italia, secondo con Spezia. E voglio dire che stiamo lavorando veramente bene, e più forte di l'anno scorso, e di nostro mister Bielica questo allenamenti sono veramente interessanti e duri, e penso che se seguiamo sua idea di visione di calcio, penso che possiamo fare grandi cose quest'anno. Tu l'anno scorso sei arrivato un po' come una scommessa proprio di Nenad Bjelica, che ti ha voluto fortemente. Sei arrivato, dopo i primi momenti lo hai convinto, ti sei ritagliato un posto importante in questo gruppo. Sì, sono arrivato qua a Spezia e prima non ho giocato niente, e voglio ringraziare a mister tanto che mi ha dato l'opportunità. E questo è calcio, in una notte se tutto cambia, e certo che non voglio rimanere adesso solo così, e voglio, sicuro sono ambizioso e voglio fare sempre di meglio, migliorarmi, e penso che così anche pensa anche tutto il nostro gruppo, e penso che solo così in questa strada, questo prossimo campionato possiamo fare rispetto di l'anno scorso meglio. Ecco, tu hai dimostrato che la tua forza, una delle tue caratteristiche principali, è la duttilità. Puoi giocare sia a destra che a sinistra, sia in una difesa a 4 ma anche come esterno con un modulo a 3. Sì, certo che sono contento che il mister dà a giocare anche sinistra e destra, e questo devo anche di più imparare, e questo può essere solo meglio per me, però cosa mister dice? Se devo giocare destra gioco destra, se devo giocare sinistra gioco sinistra, io sono qua e faccio sempre il mio massimo. Ecco, ormai si parla di un Eurospezia, cioè un gruppo di tante nazionalità che comunque vive come vera e propria squadra, è la vostra forza. Sì, questo è più importante di tutto, siamo veramente un grande gruppo, siamo tutti, prima di tutto siamo amici e sono tutti bravi ragazzi, e si vede, questo si vede come alleniamo, e penso che questo è più importante, nostra forza in squadra. Il gruppo dei croati sta dimostrando una grande abilità nell'imparare l'italiano, abbiamo avuto anche la prima intervista in italiano di Brezovec, migliorate sempre volta dopo volta. Si vede che migliorata dell'anno scorso, però va bene, c'è voglia per imparare di tutti, e penso che questo viene tutto. Ecco, Mato, c'è qualcuno che batte le punizioni meglio di Brezza? Non c'è, Brezza è il nostro pirlo di Svezia. Grazie, buon lavoro.